Benvenuti su Tecnofilosofia, questa qua è una puntata dedicata al tema dell'introduzione all'accelerazionismo di Tiziano Cancelli, Cancelli Tiziano, un libro dell'Athlon. È un libro che appunto parla di accelerazionismo e quindi, beh, sicuramente è oggetto di mio interesse perché mi interessa dell'argomento. Ho già fatto in passato una puntata sul tema del manifesto accelerazionista, quindi se vi interessa e ve la siete persa, potete trovarla sulla playlist Tecnofilosofia sul mio canale Illuminismo Informatico. E cos'altro dire? Io pensavo di iniziare la puntata parlando appunto dell'associazione Athlon, perché comunque è un progetto particolare interessante. Questo libro è stato pubblicato dall'associazione Athlon. Capite però che l'associazione Athlon, se l'è studiata bene la pubblicazione di questo libro, perché sicuramente è un testo molto particolare. L'associazione Athlon è un progetto filosofico. Ed è molto interessante, soprattutto dal mio punto di vista, perché la dimostrazione che tu in realtà con la filosofia potenzialmente puoi fare imprenditoria, puoi anche cercare di fare soldi e costruire un'impresa, un'azienda. In questo caso si parla di un progetto che è a metà tra l'editoria e il teatro. Hanno fatto, diciamo, quel tipo di scelta. Loro hanno anche una specie di scuola filosofica, mettiamola così, con dei corsi, ovviamente. Non so se siano a pagamento, comunque vi metterò il link in descrizione per l'associazione Clone a questo video, se dovesse interessarvi la cosa. Metterò il link in descrizione sicuramente al libro, Introduzione all'accelerazionismo di Cancelli Tiziano. L'associazione Clone ha anche un canale, potrei mettere anche il link in descrizione di quel canale. L'associazione Clone è, diciamo, alla base, a capo, Maura Gangitano e con la Medici. Maura Gangitano l'avete già vista in televisione, probabilmente, se vi è capitato in certi programmi, già fatta vedere. Comunque una di quelle che, diciamo, hanno fondatori del progetto, ecco, dell'associazione Clone. Poi se andate a vedere il loro canale potrete capire un po' meglio il discorso. Ma adesso parliamo appunto dell'introduzione all'accelerazionismo di Cancelli Tiziano. Appunto, si tratta di un libro che potete comprare, appunto, link in descrizione. E niente, praticamente la mia idea. Questo libro, cioè, diciamo, parla, ci introduce al tema dell'accelerazionismo, spiegandoci un po' come funziona il movimento accelerazionista, quali sono le idee di base. E poi quali sono le varie branche? In parte ne ho già parlato nel video che ho fatto sul manifesto. In parte, boh, vedremo delle cose nuove, diciamo qua, per quello che ci dice questo libro. Allora, l'accelerazionismo è un movimento politico. Diciamo, io adesso dico politico. Poi in realtà c'è una parte dell'accelerazionismo che non vuole definirsi politico, però ci sono delle idee di base, c'è un'ideologia di fondo più o meno, che è appunto un movimento, diciamo, che ha delle idee abbastanza precise che partono dalla constatazione di un fenomeno, il fenomeno dell'accelerazione. Quindi abbiamo l'accelerazionismo come movimento e l'accelerazione come fenomeno. L'accelerazione è un fenomeno che riguarda principalmente l'evoluzione della tecnologia e poi, vabbè, anche quello della scienza, ma le due cose sono abbastanza collegate, che è avvenuto soprattutto negli anni più recenti. Noi tutti avremmo notato un'accelerazione nel mondo tecnologico. Quindi, sul piano della creazione e invenzione di parecchi tipi di nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, l'automazione, che so, il blockchain, un sacco di cose, soprattutto ambito informatico elettronico, vabbè, questo di sicuro. Ora, l'idea di base è che noi ci troviamo di fronte a un fenomeno di progresso tecnologico è del tutto inevitabile e dal quale non si può tornare più indietro. Quindi l'idea è come se ci fosse, non so, come se la società non avesse più il freno, non ci fosse più un freno per frenare appunto l'accelerazione. Noi non possiamo che andare avanti, non c'è più via, non c'è più una via d'uscita rispetto a questa accelerazione tecnologica. E l'unica via d'uscita, al massimo appunto, è la via attraverso. Questa è l'idea di fondo dell'accelerazionismo, per come ce la spiega appunto Tiziano Cancelli.
L'unica cosa che possiamo fare, appunto, è accelerare il processo. E questa è l'idea, appunto, questo è l'accelerazionismo dal punto di vista ideologico. Da dove nasce l'accelerazionismo come movimento? Nasce come movimento in Inghilterra, fatto da hacker, filosofi e artisti, con, diciamo, un gruppetto che è nato, che si chiama CCRU, cioè Cybernetic Culture Research Unit. CCRU. Nato nell'università di Warwick, in Inghilterra. Penso che più o meno quello. E ha come base, diciamo, dal punto di vista ideologico, la cultura cyber, filotecnologica, il rave, quindi musica elettronica, filosofia, il gruppo gli hacker, e poi cyberpunk, certe idee anche un po' femministe, progressiste, ma dipende, un po' di tutto vedremo. Qui stiamo parlando di filosofia, diciamo, continentale. Quindi non stiamo parlando di filosofi analitici. Poi non è detto che magari anche certi filosofi analitici non possano aver avuto un impatto su questo movimento, ma di fatto attualmente parliamo di filosofia continentale. E che cos'è che caratterizza principalmente la filosofia continentale? Il fatto di non volersi dare dei limiti nella capacità di sperimentazione, cioè. Al contrario di quello che pensano gli analitici, non è che i continentali sono chiusi rispetto al mondo della scienza o della matematica. Certo, sono molto aperti rispetto al mondo della scienza e della matematica, ma sono ancora più aperti anche al mondo della letteratura, della cultura pop e dell'occultismo, spirituale, tante cose. Cioè, il vero discorso dei continentali che c'è questa sensazione, cioè non voler essere degli specialisti, di voler continuare a perseguire una certa visione filosofica del filosofo come costruttore di sistemi, e quindi pensare di, come dire, di non porsi dei limiti, ecco, sulla sperimentazione. E quindi i riferimenti culturali del gruppo sono cose un po' più scientifiche, come per esempio Prigogine, che è teoria del caos, queste cose qua. No, Wiener, Norbert Wiener. Wiener è il padre della teoria della cibernetica. Però c'è una certa apertura anche, vabbè, chiaramente la filosofia, Nietzsche, Deleuze e Guattari, Lyotard, insomma, una serie di cose particolari post-strutturalisti, quella che poi vedremo meglio come French Theory, e poi, che ne so, letteratura, Lovecraft, magia, Aleister Crowley. Questo è più o meno il background. Quindi una letteratura molto vasta per sondare gli abissi del caos, come direbbero certi accelerazionisti, oltre al discorso scientifico. Cioè, quindi non escludono chiaramente il discorso scientifico, però vanno oltre. Questo ovviamente fa sì che il discorso in generale di continentali non abbia quella serietà scientifica che invece può conquistare un discorso che è come quello degli analitici. Il massimo della scientificità nella filosofia analitica è certamente dato dai Churchland. Paul, Patricia Churchland sono, diciamo, l'emblema della scienza nella filosofia attualmente. Però, come dire, nei continentali non c'è sta roba, ma non perché non si interessino di scienza, più che altro perché c'è un po' questo mescolamento tra temi scientifici e cose un po' molto meno scientifiche, come possono essere la letteratura, i film, la serie TV e certi altri tipi di filosofia. A capo del gruppo, originariamente, troviamo personaggi come Sandy Plant oppure Nick Land. Nella prima fase. Ora parliamo un po' meglio di almeno due personaggi che io ho citato tra i riferimenti dell'accelerazionismo. Uno è appunto Robert Wiener, che è il padre della cibernetica. Secondo la cibernetica, cioè la cibernetica è una branca che studia, diciamo, sia le macchine che entità biologiche come elementi e entità soggette a due forze. Una feedback positivo, che sono gli input, e l'altra feedback negativo, che sono gli output. Quindi, secondo la teoria di Robert Wiener,
come dire, macchine, sia le macchine che le entità biologiche hanno in comune qualcosa. Sono soggette, prendono degli input e mettono degli output e poi lavorano sugli input per poi emettere degli output. Questa teoria sicuramente la ritroverete in un altro grande, diciamo, filosofo realista speculativo continentale contemporaneo che si chiama Lev Bryant. Mentre per quanto riguarda, mentre invece c'è un altro personaggio che sicuramente ha una grossa influenza almeno sulla CCRU, Cybernetic Culture Research Unit, che è Aleister Crowley, famoso personaggio enigmatico. Aleister Crowley, che ha un grande successo e di solito impatto, che è il mago satanista, che stato definito, non mi ricordo più da quale rivista, l'uomo più malvagio che è mai esistito sulla storia, e ha un grande impatto perché lui è uno stregone, almeno si sostiene così, che sostiene che la magia è lo strumento per trasformare la realtà in accordo al proprio desiderio o volontà. Il principio, appunto, di Aleister Crowley è fai quello che vuoi. E questa è una cosa che, se certo, ma chi è che non vorrebbe, come dire, poter cambiare la propria vita e averla esattamente come la desidera? È per questo che uno come Crowley, che promette una cosa di questo genere attraverso le arti magiche, ha un grande effetto. Però qui ovviamente ci si collega a tutto un discorso sul quell'idea di sondare gli abissi dell'inumano, del caos e così via, che è una cosa che attira molto, diciamo, il discorso dell'accelerazionismo in particolare. Dell'esegataria anche, che è un po' a quello su cui questi si ispirano. Il primo manifesto degli accelerazionisti sta in un testo che si intitola Cyberpositive, che è stato scritto da Sandy Plant e Nick Land. Magari un giorno farò una puntata, diciamo, su questo argomento quando leggerò finalmente sto testo, però al momento non parleremo di quello, parliamo del testo di Tiziano Cancelli. Sandy Plant a un certo punto ci racconta, appunto, Tiziano Cancelli ha mollato il gruppo e il gruppo, sul gruppo ha preso le redini Nick Land con poi quel ciclo di conferenze di cui ho parlato nella puntata precedente. Metterò vari link in descrizione su vari riferimenti su queste cose, così potrete cercarvi quello che vi interessa. In particolare il movimento accelerazionista si ispira a quello che ho appena che tempo ho definito poco prima, la French Theory. La French Theory è principalmente una teoria generata dai post-strutturalisti che ha alla base vari personaggi noti come Deleuze, Foucault, Lyotard e Derrida. Ma in particolare Deleuze e Guattari per quanto riguarda il discorso dell'antiedipo e la loro concezione del desiderio, dove il desiderio viene definito come produttivo e motore di processi deterritorializzanti. Queste potenze, secondo Deleuze e Guattari, sono represse dal capitalismo, ma una volta che il desiderio venisse liberato, avremmo una liberazione di quelle potenze produttive del desiderio, che sono le vere potenze produttive del proletariato e così via, perché ovviamente c'è un'idea marxista di fondo. Il problema del capitalismo è che se il desiderio si deterritorializza viene continuamente riterritorializzato. Secondo Deleuze e Guattari, l'intera società non è altro che un sistema di flussi. Loro prendono un po' quell'idea da, mi ricordo come si chiama quel personaggio, comunque la teoria idraulica dello Stato, per cui praticamente la società è un insieme di flussi, per non parlare di gas, che viene continuamente, come dire, intrappolata, controllata, manovrata dallo Stato, da un apparato di Stato che sta in alto, che cerca di incanalare un po' i flussi e di dargli una direzione e riterritorializzarli, quando in realtà la vera potenza del desiderio sta nella deterritorializzazione assoluta. Questa deterritorializzazione assoluta è il fenomeno di cui parlano sostanzialmente gli accelerazionisti, perché secondo gli accelerazionisti, soprattutto Nick Land, non c'è nessuna riterritorializzazione. Il fenomeno con cui abbiamo a che fare oggi è la deterritorializzazione stessa. Dopo la fine del 68, la fine dell'Unione Sovietica negli anni 90,
L'ascesa del neoliberismo negli anni Ottanta c'è stata un po' una crisi, diciamo, di questo pensiero della French Theory e delle possibilità emancipatrici della liberazione del desiderio. Poi quest'idea che c'era, anche un po' ispirata un po' a quegli scritti del, no, Marchese di Sade, per dire, che era comunque un riferimento, no? Nel testo, per esempio, di Lyotard, nel caso di, appunto, l'economia libidinale. Sicuramente. A partire dal 2008 vediamo una crisi finanziaria che fa un po' vacillare il neoliberismo, che fa pensare alla possibilità che tutto possa essere di nuovo rimesso in discussione. Però nessuno parla mai veramente di morte del capitalismo, neanche gli esponenti della French Theory, perché, come diceva giustamente, dicevano Deleuze e Guattari nell'Antiedipo, nessuno è mai morto per le proprie contraddizioni. Ora, come funziona l'accelerazionismo? Adesso ci sono attualmente, diciamo, tre forme di accelerazionismo. Un accelerazionismo di destra, uno di sinistra e uno che viene condizionato, che viene chiamato unconditional accelerationism, cioè un accelerazionismo non condizionato. Allora, c'è un accelerazionismo di destra che però si distingue in due: accelerazionismo neoliberista, accelerazionismo alt-right. Quindi uno di destra, diciamo, più moderata, e un altro di destra, estrema destra. Ok? Abbiamo un accelerazionismo neoliberista. Secondo l'accelerazionismo neoliberista, è il capitalismo, diciamo, ad essere la causa dell'accelerazione. Ed è il capitalismo essere l'unica soluzione a questo fenomeno. Perché è il capitalismo stesso ad essere accelerazionista. Diciamo, questa idea, che se non sbaglio appartiene un po' all'ultimo Nick Land, il Nick Land di Shanghai, è l'idea secondo la quale, come dire, l'accelerazionismo è una forma, diciamo, trascendentale in senso kantiano, ed è la vera struttura del capitalismo, quella cosa che rimane identica nelle varie forme del capitalismo. Il capitalismo può essere capitalismo liberista, alla, no, ai tempi di Adam Smith, Ricardo, eccetera, eccetera, un capitalismo un po' più di Stato, keynesiano, eccetera, eccetera. Poi c'è il capitalismo neoliberista, però l'accelerazionismo, secondo gli accelerazionisti neoliberisti, è quel tratto che contraddistingue, diciamo, il capitalismo stesso, perché il capitalismo si contraddistingue per l'idea di sfruttare meglio le risorse per un'accelerazione tecnologica esponenziale, che non troviamo in altre società, perché ai tempi del Medioevo i signori feudatari non avrebbero mai pensato di investire per migliorare, come dire, gli strumenti per rendere, per esempio, i terreni più produttivi. Non c'era questa idea, c'era l'idea di sfruttare i servi della gleba e basta. Ma non c'era l'idea di migliorare, di investire per migliorare la produzione anche agricola e poi migliorare, appunto, ottenere più prodotto, cose di questo genere. Poi magari avremo modo di parlare in altre puntate meglio di questo fenomeno, il cambiamento che c'è stato tra il Medioevo e il capitalismo. Però questo è interessante, perché ovviamente, tipo, il capitalismo alt-right si basa su un ritorno, in un certo senso, da un modello economico medievale, mentre invece il capitalismo neoliberista è per, cioè l'accelerazionismo neoliberista, scusate, è per una forma, diciamo, di spinta, cioè maggiore, del capitalismo, chiaramente. Nick Land parla di iperstizione, no? Concetto di Nick Land, che è una specie di loop temporale che permette di operare nel presente creando le condizioni per una realtà di qualcosa, che è quello che noi, cioè, che è quello che l'accelerazionista vorrebbe fare per accelerare lo stesso processo e ravvicinare, come dire, il futuro. E questo viene visto un po' in un'ottica come se fosse una strana forma di magia alla Crowley, in quel senso. Il capitalismo quindi non è qui per gli accelerazionisti,
azionisti neoliberisti non è oggetto di critica, ma è quella volontà oscura che sta alla base dell'accelerazionismo stesso. E l'unica rivoluzione possibile è attraverso il capitalismo stesso. Oltre al capitalismo neoliberista, troviamo un capitalismo alt-right, cioè non capitalismo, un accelerazionismo alt-right. L'accelerazionismo alt-right è un accelerazionismo di cui in effetti non avevo parlato nella puntata precedente. È un accelerazionismo di cui ho grosse difficoltà a concepirlo, però sappiamo che esiste e quindi parliamone. Che ha una serie di problematiche. Problemi dell'accelerazionismo neoliberista ne ho parlato nella puntata precedente, del perché io, per esempio, non sono d'accordo. Ne ho parlato nella puntata precedente. Nel manifesto accelerazionista, stesso avremo modo di parlare dell'accelerazionismo alt-right. Alt-right, beh, per chi non lo sapesse, vuol dire alternative right, la destra alternativa, quindi vuol dire tutti quei movimenti un po' fascisti, nazisti, cioè c'è anche quello di mezzo, chiaramente, sicuramente molto nazionalisti, e poi spesso anche un po' sessisti e così via. Qui ci troviamo un po' di tutto. Ma cosa troviamo a capo dell'accelerazionismo alt-right? Beh, per esempio Curtis Guy Jarwin, che è meglio conosciuto come Mencius Moldbug, che è un famoso, diciamo, ingegnere informatico che si è arricchito parecchio con il web e che ha un progetto che è il progetto Urbit, e che il progetto Urbit è un progetto per privatizzare tutti gli spazi su internet. Lui, assieme a un certo Nick Land, praticamente hanno pensato, diciamo, un pensiero reazionario all'interno dell'accelerazionismo. Questo pensiero reazionario è noto come Dark Enlightenment. Il Dark Enlightenment è appunto l'illuminismo oscuro ed è un pensiero appunto in versione appunto alt-right. Qual è la tesi? La tesi è un rifiuto della democrazia globale e dei diritti umani da parte di Mencius Moldbug e poi Nick Land, che in quel senso, quel Nick Land, il Nick Land che sostiene l'alt-right, perché abbiamo due Nick Land, abbiamo un pensiero di Nick Land neoliberista e un altro Dark Enlightenment, perché sono due fasi, diciamo, dello stesso pensatore. Capita in filosofia una cosa di questo genere, uno può cambiare idea e non c'è nulla di strano. L'importante è che ci sia un progresso nel pensiero e che l'autore giustifichi questi suoi cambiamenti di idea per evitare ovviamente le classiche contraddizioni del perché sei passato da una parte all'altra, che poi uno potrebbe essere accusato di incoerenza. Ora, nei termini di Nick Land, l'illuminismo oscuro consiste principalmente in questo: creare una specie di pensare il mondo come un patchwork territoriale. I patchwork, capite, che sono delle specie di lavori tessili in cui si mettono assieme tante cose, tessuti in cui vengono incrociati. Adesso sarebbero difficili da spiegarli, ma se trovo un'immagine ve la faccio vedere in questo momento. Cos'è un patchwork? E dovrebbe fare la stessa cosa con il pianeta Terra, no? Dal punto di vista chiaramente politico e territoriale. Il modello sarebbe quello delle città-stato o delle zaibatsu giapponesi, che sono dei conglomerati industriali e finanziari dell'impero giapponese, le zaibatsu. Cioè lui persegue quel modello e immagina delle città che saranno gestite direttamente da aziende e governate dai CEO. Quindi immaginatevi come se l'intera città coincidesse con un'azienda informatica. Il Dark Enlightenment si basa sull'esistenza di una Matrix, che loro chiamano cattedrale, ed è un mondo da cui loro vorrebbero liberare l'umanità. E questo mondo sarebbe il mondo neoliberista, liberal-democratico, dell'economia attuale, quello in cui viviamo noi. E loro si definiscono come Red Pills, ispirandosi proprio al film Matrix, designandosi come quelle persone che prendono la pillola rossa e vorrebbero svegliarsi da. Ora, secondo me, in realtà, sto modello reazionario ha una serie di problematiche. Cioè, innanzitutto c'è una contraddizione tra una spinta verso il futuro, che è tipica dell'accelerazionismo, e un voler ritornare alle società tradizionali, come il ritorno al Medioevo.
Perché poi si tratta di quello, no? Il ritorno alle città-stato, sarebbe un ritorno a un'economia privazioni, come si chiama? Sì, quello che un po' vediamo anche con quei personaggi tipo Donald Trump, eccetera, eccetera. Anche perché questo Manchus Moldbug ha cercato di avere degli agganci con la politica, perché lui vuole fare quello che dice. Quindi sta cercando di trovare degli strumenti poi per tentare di avere un'influenza, anche un impatto sulla politica, per realizzare. E lui ha anche i soldi, tra l'altro, per farlo, perché è una persona già particolarmente ricco. Manchus Moldbug. Stiamo parlando di questo personaggio qua. Appunto, io dicevo, non sono d'accordo perché secondo me un ritorno al Medioevo non è fattibile, non è auspicabile ed è contraddittorio rispetto alle premesse dell'accelerazionismo. Cioè, la premessa dell'accelerazionismo è non possiamo tornare indietro. E quindi prima mi racconti che non puoi tornare indietro, poi mi dici che il tuo modello sarebbe il Medioevo. Poi c'è un problema. L'economia, cioè, l'idea come dire, di avere un'economia che privazionista, diciamo, o come alcuni la definiscono, patriottismo economico, cioè sono nati un po' anche questi termini, no? Compra cibo italiano e non comprare cose che vengono dall'estero a tutti i costi, quindi contro la globalizzazione, quel discorso lì. Quella roba lì non è fattibile. Secondo me non è fattibile perché non puoi pensare di isolarti rispetto al mondo, perché se tu pensi di fare quello, vuol dire che tu credi che tu puoi vivere delle risorse che hai all'interno della tua società. Ora, siccome tu non puoi vivere nelle risorse che tu hai all'interno della società, perché non le hai tutte, io credo l'unico paese che potrebbe vivere delle proprie risorse naturali, forse è la Russia, ma gli altri. Noi non abbiamo sufficienti risorse naturali per poterci chiudere rispetto al mondo e per esempio noi il gas lo prendiamo dalla Russia, quindi è inevitabile che dobbiamo esportare, importare quelle robe lì, sicuramente. Quindi non penso che quel discorso sia fattibile. Certo, poi penso che probabilmente dietro questo discorso delle zaibatsu giapponesi uno possa anche trovarci il vecchio discorso del falansterio di Charles Fourier. Cioè certe idee un po' socialistiche, echeggianti, alla Saint-Simon, Charles Fourier. Se volete approfondire, per esempio, leggetevi Passagenwerke di Walter Benjamin, oppure direttamente questi autori. Magari un giorno avrò modo di studiare questi autori, perché potrebbe essere interessante, perché ovviamente capite che se c'è una cosa di questo tipo, ovviamente esiste anche la versione di estrema sinistra, na nazionalisti echeggianti e così via. Per cui i problemi ci sarebbero da entrambe le parti. Io però appunto non credo nella possibilità di costruire nuclei autosufficienti, perché se noi andiamo a guardare la situazione attuale, come dire, noi ci troviamo un problema climatico e di risorse naturali grosse. Ci sono dei paesi che hanno una maggioranza di risorse naturali, e che sono quelli del BRIC. Loro al massimo potrebbero creare un sistema chiuso e escludere gli altri, e sarebbe una brutta cosa, però. Detto questo è, diciamo, quello che è l'accelerazionismo alt-right, per quello che vi posso dire in questa puntata, che è quello che c'è scritto appunto nel testo di Tiziano Cancelli, che poi ci si può anche approfondire e così via. Dopo l'accelerazionismo di destra, ovviamente c'è un accelerazionismo di sinistra. Nella puntata precedente io mi ero concentrato sul manifesto di Alex Williams e Nick Znicek. Non riesco mai a pronunciare questo cognome, comunque. Adesso avremo modo di vedere anche altri aspetti di questa cosa, perché ovviamente non sono gli unici, anzi quelli in realtà sono arrivati dopo. Secondo l'accelerazionismo di sinistra, esisterebbero delle forze produttive che noi vediamo nel capitalismo, ma che non appartengono al capitalismo, ma alla classe lavoratrice.
E queste forze produttive dovrebbero essere liberate, perché il capitalismo è parassita rispetto a quelle forze produttive. E una volta che ci liberiamo dal capitalismo, potremo dispiegare completamente, come dire, quelle forze produttive e realizzare appieno l'evoluzione tecnologica e costruire una società tecnosocialista molto più interessante della società attuale, molto più giusta magari. Perché secondo questi personaggi, e questi personaggi sono Alex William, Nick Sniček, ma soprattutto Mark Fisher. Mark Fisher, chi è Mark Fisher? Mark Fisher è qualcuno che faceva parte, membro del CCRU, cioè appunto quel, per dire, Cybernetic Culture Research Unit, dove c'erano i Klant, Sadie Plant e così via. Lui fa parte di quello, che poi si è separato e ha costruito la sua idea, scrivendo un libro che poi è diventato famoso, che un giorno vorrei leggere, che si intitola Capital Realism, di cui magari un giorno avremo modo di farci una puntata sul tema, potrebbe essere interessante. Mark Fisher ti dice che appunto è il capitalismo stesso che ha di essere parassita rispetto a quelle forze produttive. E questa società, che a noi ci sembra altamente tecnologica, in realtà non dispiega appieno quelle potenze tecnologiche perché non fa altro che riproporre gadget. Chiediamoci veramente questa cosa, è una domanda che io propongo a quello che guarda questo video. Lo smartphone è sicuramente una rivoluzione, perché rappresenta un'evoluzione tecnologica. Noi abbiamo letteralmente dei computer in tasca, ok? Ma tra uno smartphone e l'altro, e questi 10.000 smartphone che esistono, quali sono le reali differenze? Veramente poche. E potremmo pensare che spesso cambiano per il colore, per qualche funzionalità che possiamo avere in più e in meno, capacità di risoluzione dello schermo, piccole differenze. E tutto si rivolge e diventa semplicemente un gadget. Tutto questo è rappresentato da quella fila e colonna di persone in stile pellegrinaggio che poi vanno a prendersi l'ultima versione dell'iPhone, strapagandola. Senza nemmeno pensare che poi tra 2 anni quella roba lì puoi comprarla, cioè praticamente alla metà del prezzo. Però siccome sarà già obsoleta, e allora no, non va più bene, non va più di moda, eccetera, eccetera. Questo è un problema di cui dovremmo riflettere, diciamo, in questo mondo capitalista. Capire che cos'è veramente progresso tecnologico e che cos'è semplicemente un gadget che non serve assolutamente a niente. Per dire, per esempio, hanno fatto quello smartphone che si apriva e si chiude, no? To fold, esatto, a cosa serve? Quello, per esempio, potrebbe essere considerato un gadget. Questa è una cosa importante, distinzione ontologica, eccetera, eccetera. Secondo la tesi di Mark Fisher di Capitalism Realism, per quello che ci dice Tiziano Cancelli, il capitalismo è qualcosa che impedisce al futuro di compiersi. Ed era la grande tesi della Thatcher, i neoliberisti, no? There is no alternative tu neoliberalismo, no, che loro lo ripetevano continuamente, no? Il comunismo è fallito, cioè non socialismo reale, non ha futuro, eccetera, eccetera, e così via. Non c'è alternativa al neoliberismo, perché il comunismo ha dimostrato di non essere alternativa, eccetera, eccetera. Sicuramente per chi è di sinistra veramente oggi, bisogna pensare a qualcosa di nuovo, di diverso, innovativo e democratico. Nessuno sta pensando al vecchio stalinismo, quella roba non funziona. Bisogna pensare a qualcosa di alternativo, nuovo e diverso. Però io credo veramente che ci siano delle persone che lo stiano facendo. In altre puntate magari parlerò di questi personaggi. Per esempio, uno che mi interessa tanto a livello filosofico è Michael Loewy. Michael Loewy, pensatore ebraico, ha scritto libri come Redenzione Utopia, Il marxismo di Che Guevara, molto interessato al fenomeno del marxismo nel Sud America, perché, come dire, l'Unione Sovietica è crollato, però per ancora parecchio tempo il marxismo c'è stato in Sud America, in Venezuela, piuttosto che la Bolivia di Evo Morales, e poi vabbè, l'ultimo Fidel Castro e quella roba lì. E poi lui è molto vicino al pensiero dell'ecosocialismo, socialismo ecologico. Quando farò uscire la puntata sul tema dell'ecologia, magari parlerò anche di queste cose. Ora,
Quindi sicuramente il discorso non c'è alternativa, si regge sul fatto che quell'alternativa passata non è più un'alternativa. Cioè lo stalinismo chiaramente non è l'alternativa al capitalismo. Io stesso, se dovessi scegliere, preferirei il neoliberismo. Cioè, nel senso, perché almeno mi garantisce la democrazia, la libertà, eccetera, eccetera. La vera alternativa al massimo può essere la socialdemocrazia. Se c'è un pensiero di sinistra serio, va nella direzione della socialdemocrazia e non nel senso del totalitarismo e quel discorso lì. Perché il totalitarismo non può essere un'alternativa alla democrazia. Detto questo, Mark Fisher ha un bellissimo blog, un leggendario K-Punk, metterò il link in descrizione. E le tesi fondamentali di Mark Fisher sono queste, tesi accelerazioniste. Siamo tutti accelerazionismi, l'accelerazionismo non è mai accaduto, il marxismo non è niente se non è accelerazionista. È molto interessante l'ultima di queste tesi, che evidenzia il fatto che Marx non è uno che predicherebbe mai il ritorno al Medioevo, a un'età peggiore. Marx riconosce che nel capitalismo, come dire, ci sono stati dei progressi, aumento della produzione, miglioramento dal punto di vista tecnologico, la vita è migliorata, anche il neoliberismo, come dire, ci ha portato alcuni vantaggi. Adesso chiunque potrebbe dal nulla diventare imprenditore, crescere, eccetera, belle cose. E noi non dobbiamo rinunciare completamente a certi tipi di libertà, se noi vogliamo costruire una società migliore, alternativa a quella attuale, dobbiamo pensare a una società in cui esistono quei vantaggi, ma non ci sono più quei grossi difetti e disuguaglianze che per esempio ci sono nel neoliberismo. Che il neoliberismo ha portato un sacco di disuguaglianze, un sacco di problemi, che secondo me in realtà non rientravano probabilmente nel pensiero originario di certi neoliberisti, perché io vedo comunque i testi Hayek e quant'altri, combattere, diciamo, il monopolio a favore della libertà di concorrenza, eccetera, eccetera. Però poi in realtà oggi ci troviamo in una società con pochi ricchi che detengono la maggior parte delle ricchezze. Addirittura sento della gente dire che probabilmente il futuro sarà che ci saranno 10 aziende in tutto il mondo che controlleranno tutto. Però questo non era il sogno dei neoliberisti in realtà. È un effetto collaterale del neoliberismo perché i neoliberisti non hanno capito quello che ha detto Marx negli scritti economico-filosofici quando dice che ovviamente la conseguenza della concorrenza sarà sempre il monopolio e non puoi evitarla a meno che a un certo punto non vai a mettere una sbarra in cui ti dici alle aziende tu voi non potete crescere più di un tot. Ma sarebbe giusto? Questa è una cosa discutibile e ne parleremo un'altra volta. Marx è accelerazionista nella misura in cui, diciamo, non è che va a negare il progresso tecnologico o quei vantaggi che vengono dal capitalismo. Il problema del capitalismo sono le contraddizioni che poi quelle cose comportano, tipo la crisi di sovrapproduzione, aumento della produzione e poi di pari passo crisi di sovrapproduzione. Evoluzione tecnologica, però poi aumento della disoccupazione, e così via, l'uomo che viene sostituito dalla macchina, senza però offrirgli un'alternativa. Perché uno può anche immaginarsi una società in cui, come dire, c'è tutta l'automazione e, come dire, l'uomo non lavora più. L'importante è che però poi si trovi un modo, un'alternativa alle persone per campare. Perché se no, per esempio, vabbè, adesso si parla molto dell'Universal Basic Income. Alex Williams e Nick Snirk parlano di quello. Chiedono l'automazione completa per sognare appunto una società. Cioè, per realizzare una società basata anche sullo Universal Basic Income. L'unico dubbio che ho io rispetto a questa cosa è che secondo me, in realtà, anche se ci fosse l'automazione completa, non cancelleresti completamente il lavoro. Perché noi abbiamo una concezione del lavoro troppo legata a un lavoro fisico, come dire, dello sforzo, eccetera, eccetera, che in realtà è un po' vecchia. A un certo livello potremmo persino pensare che se io mi metto qui e riuscissi a, che ne so, mi apro un Patreon, faccio delle cose e faccio soldi con questo progetto, io in realtà sto lavorando. E anche se ci fosse la piena automazione, io continuerei a fare video, cioè non è una cosa che mi turba.
Questa cosa dell'accelerazionismo di sinistra, appunto, si dice, e la sinistra tecnofila, cioè ne sei amante della tecnologia, cyber positive, si potrebbe dire, vabbè. E questi accelerazionisti di sinistra credono che la vera distopia tecnologica dipenda dal capitalismo. Cioè che in realtà la tecnologia non è di per sé una cosa cattiva in sé, dipende dalla direzione che gli viene data. E qui però si aprono varie porte e così via. C'è una terza forma dell'accelerazionismo che io conosco poco, poi in realtà nel libro di Tiziano Cancelli non mi sembra che ne parli tantissimo, che è l'unconditional accelerationism, che è quello apolitico. Qua dentro ci troviamo tante cose. Vabbè, intanto c'è lo xenofemminismo, ci sono tutta una serie di movimenti femministi all'interno, diciamo, dell'accelerazionismo, che però dovrebbero essere considerati a prescindere dal discorso politicheggiante, perché poi una femminista potrebbe essere di sinistra o di destra, ma sarà una cosa che riguarda lei, saranno le sue scelte, no? Come dire, poi il resto non c'entra niente. E qui in mezzo, in questo movimento, troviamo il blogger Xenogothic, di cui magari vi metterò il link in descrizione se trovo il blog. Questo movimento promuove, diciamo, una certa forma di pensiero accelerazionista che consiste nell'abolizione antropocentrica, nella vita nel caos, sondare gli abissi, no? Questo fa immaginario, appunto, accelerazionista. Tra l'altro, tra le battaglie, diciamo, degli xenofemministi, qualcos'è, i cyberfemministi, cosa c'è l'idea dell'abolizione del genere? Secondo la concezione deleuziana, in realtà l'idea dualistica del maschio-femmina andrebbe un po' rivista. Noi non abbiamo a che fare con maschio-femmina, ma con noi stessi. Anche io, rispetto a questa visione, ho una visione abbastanza junghiana, penso che ci siano sicuramente principi femminili negli uomini, principi maschili nelle donne, e che il discorso è molto più sfumato. E la visione binaria, molare, per usare il termine della schizoanalisi, in realtà è molto limitante. Per terminare sul tema dell'accelerazionismo, allora dice, mettiamola così, in sintesi, Tiziano Cancelli ci dice che l'accelerazionismo è un movimento, l'accelerazione è un fenomeno, e l'accelerazione è il trascendentale della nostra società, forma inevitabile. Non abbiamo più freni e così via. Cosa strana che mi viene da pensare, no? Alla fine del libro di Tiziano Cancelli ci dice che Crowley, come dire, ti propone questa roba del fai quello che vuoi, però nello stesso tempo in realtà nell'accelerazionismo c'è anche un'idea di abdicazione, di lasciare andare. Mi ha colpito sta cosa perché allora Aleister Crowley, quello che dice lui, fai quello che vuoi, che poi è un po' quello che dicevano anche gli anarchici, pensate, non so, Stirner, per non parlare anche di Kropotkin. E in realtà è un pensiero che sotto certi livelli è un po' antifilosofico, cioè al contrario di quello che direbbero i filosofi. Cioè il pensiero classico della filosofia, cioè Crowley ti dice che tu attraverso la stregoneria, adesso perché poi quello è il suo metodo, puoi cambiare la realtà accordandola al desiderio. La filosofia invece insegna al contrario, insegna ad accordare il tuo desiderio alla realtà, cioè ad amare il mondo così com'è e ad accettare gli eventi, l'eterno ritorno, la visione degli stoici e così via. È sempre stato che anche Cartesio nella Morale Provvisoria ti dice la stessa cosa. Questo è interessante e c'è un po' una specie di contraddizione che è un po' da comprendere sul fatto che nell'accelerazionismo in realtà troviamo entrambe le tendenze, sia, che ne so, Aleister Crowley che appunto Friedrich Nietzsche, per dire. Però non è la stessa cosa. Per quanto no, sono due pensatori un po' dark, se vogliamo, no? Ok? E attirano le persone un po' dark, però non è la stessa cosa. In effetti, non è così. Poi in realtà per quanto Nietzsche che dice certe cose, comunque lui è uno che vorrebbe molto attenersi, diciamo, al pensiero della scienza. Sicuramente nel pensiero, diciamo, di Aleister Crowley c'è del dionisiaco, però
Non so, poi sarebbe anche da approfondire perché mi ricordo certe frasi che ho letto di Crowley quando lui descriveva, diciamo, il fenomeno di Napoleone come un pianeta che... Vabbè. Però sono due cose diverse, mettiamola così. Per questo farò altre puntate, diciamo, sull'accelerazionismo più avanti. Sicuramente ho intenzione di parlare di Pasquinelli. Probabilmente una prossima puntata sarà su Pasquinelli, ma la puntata successiva sarà sul tema del web, del marketing, quindi vorrei parlare di marketing. Bene, adesso incominciamo con la parte di news informatiche. Allora, ne ho trovato un paio. Vi metterò il link in descrizione di ognuna di queste cose. GM Cruise ha creato una macchina che si guida da solo. Si tratta di Cruise, praticamente è una divisione della General Motors, grande azienda automobili, dedicata al tema delle macchine autonome. E ha svelato appunto di questo veicolo elettrico, tra l'altro, che è chiamato The Origin, e che niente, guida senza, cioè non c'è il guidatore. E tra l'altro non ha neanche il volante proprio. Quindi non è neanche quello classico con il volante che si gira da solo, non c'è neanche il volante, guida proprio da solo. Le macchine a guida autonoma si possono creare tramite la programmazione, cioè nel senso, vabbè, a parte la parte di meccanica, però si programmano perché poi di solito la macchina a guida autonoma per poter funzionare di solito richiede un sistema di sensori o cose del genere per cui deve interagire con un ambiente. Però i linguaggi di programmazione, se dovessero interessarvi, potrebbero essere per esempio Python. C'è uno YouTuber che si chiama, un canale TestNTDex, che ha già fatto dei tutorial proprio su Python per le macchine autonome, dovesse interessarvi. Ovviamente questa macchina non è che verrà messa in circolazione adesso. Non lo troverete, però ci ha già annunciato questa macchina, ci sono già immagini e tutto il resto. Già non ho idea di quanto potrebbe costare una volta che, ma è molto probabile che quando inventeranno e metteranno in circolazione queste macchine, il piano non sarà quello di venderle ai privati, ma di metterle tipo a noleggio. Probabilmente, io credo che il futuro sarà quello. Poi vedremo che uno potrà chiamare quella macchina per utilizzarla quando gli serve, che perché dovrebbe interessare una cosa di questo tipo. Seconda notizia, la notizia che ha fatto, diciamo, colpito, ha discusso, il hackeraggio del cellulare di Jeff Bezos. Beh, è chiaro, no? Hackeraggio. United Nations Human Rights dicono che gli Stati Uniti d'America dovrebbero investigare su Jeff Bezos, che è stato hackerato dopo aver ricevuto un video da WhatsApp, l'account che apparteneva al principe Mohammed bin Salman Salman dell'Arabia Saudita, insomma, questa roba qua. Questo personaggio mi sembra che sia associato al discorso di Khashoggi. In ogni caso, Bezos controlla il Washington Post e questo newspaper, come dire, questo quotidiano, in realtà ha criticato spesso il regime dell'Arabia Saudita. Insomma, tanto, che cosa ci insegna un po' questa storia? Perché in realtà siamo tutti vulnerabili, anche quelli che stanno in alto in realtà sono vulnerabili e poi sicuramente si rendono molto più appetibili dal punto di vista. Perché su di me immagino ci siano ben poche cose da scoprire, però su Jeff Bezos è poi una persona magari facilmente ricattabile, soprattutto perché ha tanti soldi. Terza notizia, che potrebbe essere interessante, intelligenza artificiale allenata da Facebook per muoversi senza usare una mappa. Vi metterò il link in descrizione di questa cosa.
Comunque sapete che Facebook lavora all'intelligenza artificiale, sicuramente c'è l'intelligenza artificiale già dentro Facebook. Macchina intelligente che è stata costruita per interagire efficientemente con il mondo fisico. Ma quello che ho visto nelle immagini, vi metto i vari link che ho trovato del Meet Technology Review, che sapete che è la rivista che io seguo principalmente, poi se mi capita qualcos'altro che magari trovo da cose famose, piuttosto che Tom's Hardware, Tacadie Blog, altre cose, ci sono vari articoli interessanti. Poi magari vi citerò dei siti se dovessero interessarvi su queste cose. Comunque, questo è. Vi metterò il link in descrizione anche su questa cosa dell'intelligenza artificiale. Allora, nella puntata prossima, io ho intenzione di parlare di marketing, vorrei parlare di marketing, perché mi piace molto il discorso del marketing, web marketing in particolare. Ovviamente io che sto sui social e così via ne faccio uso. Però mi piacerebbe parlare della storia del marketing, parlare di quando il marketing è una cosa buona, quando è una cosa negativa, vedere l'evoluzione del marketing anche da un punto di vista filosofico. E poi ovviamente ci saranno altre news informatiche rispetto a quello che troverò nel mondo informatico. Bene. Parlerò più avanti chiaramente ancora di accelerazionismo, che ovviamente questo è quello che un po' a noi ci interessa. Sicuramente la prossima puntata sull'accelerazionismo sarà su Pasquinelli, penso. Matteo Pasquinelli, italiano. Così via, se ti è piaciuto questo video metti mi piace. Se non ti sei ancora iscritto al canale iscriviti perché ci saranno altri video come questo. E metterò vari link in descrizione. Sull'associazione Clone, il libro di Tiziano Cancelli, se volete acquistarlo, e i vari link delle notizie, cose legate all'accelerazionismo, pagina Facebook, blog Tumblr, canale Telegram, Bacheca Pinterest, lì ci sono tutti gli aggiornamenti. E per il resto ci vediamo alla prossima puntata.